Buongiorno miei piccoli orsetti creatori. Come avrete letto dal titolo, oggi ho intenzione di fare una cosa davvero folle. Ed infatti ho intenzione di andare a rovinare la mia Barbie preferita. Sì, dico rovinare perché effettivamente non l'ho mai fatto e non so se riuscirà un disastro. Mi è venuta un'idea fantastica, ovvero quella di trasformare Barbie in Ladybug, perché ho trovato in dei confetti questo tulle che mi ricordava moltissimo un vestito. Ed è davvero un vestito da Ladybug, guardate, cioè è meraviglioso. E ho pensato, perché non farei diventare la mia Barbie Ladybug? E quindi sì, ci andrò a rovinare. Ma in realtà ci aveva già pensato Fufi a rovinare, come qualsiasi altra cosa. Guardatele la mano, ha perso un dito, se l'è masticato completamente, povera Barbie. Sono davvero una padroncina terrificante. Visto che è già un po' rovinata, come dicevo, anche perché da avete finito? Grazie. Quando ero piccola mi divertivo a fare davvero esperimenti da parrucchiera folle sulle mie Barbie e come vedete ha i capelli con un gradino. Sicuramente come parrucchiera sarei stata terrificante. Ma comunque oggi andremo a fare una nuova acconciatura, un nuovo colore di capelli e un nuovo stile per la nostra Barbie. Mi dispiace Barbie, ci tengo tantissimo a te, sei la mia Barbie preferita. È stata la prima Barbie che ho ricevuto in vita mia da una persona molto speciale che per me è come una mamma. Io lo sto facendo solamente per voi perché so quanto vi piace Ladybug come a me, ma per questa povera Barbie, per il suo sacrificio, zampettate come tantissimi orsetti e fatemi sapere cosa ne pensate di questa trasformazione nei commenti. Io vi ricordo che se volete vedere altri video di questo tipo potete iscrivervi al canale ed attivare la campanellina, così che non perderete neanche uno dei miei prossimi video. Brava Barbie, sei stata davvero eccellente. Quindi per fare questa creazione, o forse dovrei dire esperimento, ci servirà senza dubbio una Barbie da immolare, povera Barbie mia. Dopodiché ci servirà un colore blu e un pezzo di cartoncino per andare a colorare i capelli della nostra Barbie Ladybug, qualcosa per farle un vestito, come dicevo appunto io questo qui. Voi potete trovare davvero qualsiasi altra cosa, una stoffa rossa che potete adibire a qualsiasi tipologia di vestito che vogliate. Sbizzarritevi miei piccole orsette stiliste, un pennarello rosso o un colore acrilico rosso per andare a disegnare la mascherina della nostra Ladybug, un colore nero per andare a fare i puntini della mascherina. Io userò un palloncino rosso per fare un bel body alla nostra Barbie. Ci serviranno anche delle forbicine, di queste piccoline perché sono più maneggevoli. Ed infine con la colla a caldo proverò a fare le scarpe di Ladybug. Non so, questo sarà davvero un esperimento, più che altro penso che le farò i piedi di gomma, ma vabbè, ci proviamo. E basta, non ci servirà più niente, quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito al nostro bancone. Ed eccoci al nostro bancone. La nostra bella Barbie ci sta già aspettando, pronta per andare dal parrucchiere. Prendiamo il nostro pennarello blu, prendiamo il cartoncino e dividiamo in piccole sezioni i capelli di Barbie per andare a colorare tutte le ciocche dei nostri capelli. Questo lavoro ci richiederà un po' di tempo, dobbiamo essere pazienti, anche se come sapete la pazienza non è la mia forza. Andiamo a mettere il cartoncino sotto i capelli di Barbie per evitare di sporcarci e di sporcare la Barbie. Veniamo a colorare in questo modo. Buona fortuna! A questo punto la nostra Barbie avrà i capelli blu da Ladybug. La nostra Marinette, o meglio Ladybug, ha un bel ciuffone, quindi dovremmo farle la riga da questo lato. Realizziamo il ciuffone di Ladybug e andiamo a sigillare il tutto con degli elastici. Cerchiamo di togliere tutti i pelucchi che in faccia la nostra povera Barbie, se no non vedrà più un fico secco. E se l'abbiamo sporcata come ho appena fatto io, prendiamo un po' di cotone con dell'alcol e l'andiamo a togliere. Andiamo a prendere degli elasticini piccolini che ho dimenticato di dirvi prima. Andiamo a prendere i capelli della nostra Ladybug e li andiamo a legare. Faccio due codine, quindi faccio una linea in centro dietro in questo modo e vado a legare questi capelli.
Facciamo la stessa cosa da questo lato. Lasciamo però dei piccoli ciuffettini laterali, così come ce li ha la nostra bella ladybug. Ovvero uno qui, così, e l'altro dall'altro lato, che andrò a ricreare adesso. Ecco che la nostra Barbie avrà già un'acconciatura da marinette. Adesso andrò a tagliare questo ciuffettino di qua per renderlo della stessa altezza di quello della nostra marinette. Quindi vado a tagliare così. Adesso che la nostra ladybug avrà la sua acconciatura, vado a prendere del colore rosso acrilico e lo vado a mettere un po' qui su questo cartoncino. Prendo un pennello piccolino, voi se preferite potete fare questa operazione col colore a spirito rosso, io preferisco andare a pitturare direttamente, ma mi aiuterò per fare i bordi col colore a spirito. Quindi andiamo a disegnare la nostra mascherina di ladybug. Per fare questo sposto un po' i capelli, se no faccio un pasticcio. Adesso corico la mia Barbie e vado a disegnare la mia mascherina. Adesso che ho disegnato la base della mia mascherina, prendo un pennello e vado a riempire tutto l'interno. Una volta che avremo realizzato la base della nostra mascherina, la lasciamo asciugare. Adesso che la nostra maschera sarà asciutta, andiamo a disegnare i puntini neri della nostra coccinella. Andrò a fare qui due pallini neri, anche qui sotto e uno in centro. Ed ecco che avremo ottenuto una perfetta mascherina da ladybug. Quindi adesso vado a fare dei pallini su questi orecchini, visto che lei ce li ha e ce li ha rossi, quindi sono perfetti. Così abbiamo anche i nostri Miraculous. Vado a rilasciare i capelli per creare l'acconciatura. Adesso non ci resta che aggiungere dei nastrini rossi. Io andrò a utilizzare questi che ci sono qui nel vestito. Quindi vado a tagliare sia da un lato che dall'altro i nastrini e li vado ad aggiungere qui ai nostri elastici. Ed ecco fatto, non assomiglia sempre più alla nostra ladybug. Adesso non ci resta che andarle a fare un vestito super elegante con questo qui, ma prima ho pensato di farle un body, perché non si capisce come mai alle nostre Barbie non fanno mai le mutandine. Cioè, Barbie, te le vado a comprare io un paio di mutandine al mercatino. Andiamo a riprodurre il body della nostra Barbie. Per fare questo vado a ritagliare le estremità finali di questo palloncino. Vado a fare due taglietti qua, uno qui per le gambe e un altro qui da questo lato. Vado a tagliare anche qui sopra e proverò a farle indossare come se fossero dei super mutandoni da nonna. Ed ecco qua, guardate che bei pantaloncini che le ho fatto. Ma adesso vediamo se li riusciamo a mettere come body. Barbie, non fare la scostumata. Andiamo ad alzare questi mutandoni. Cioè, ragazzi, è bellissima, abbiamo fatto Ladybug in costume da bagno. Ma adesso li andiamo a mettere il suo abito elegante. Per fare questo vado a ritagliare qui un buchetto con le nostre forbicine. Facciamo attenzione perché potremmo distruggere il nostro vestito. Lo allarghiamo e infiliamo la nostra Barbie Ladybug all'interno. Andiamo a stringere in questo modo e facciamo un fiocchetto qui dietro. Per ultima cosa proverò a farle delle scarpette eleganti. Mettiamo Barbie seduta qui sopra e andiamo a prendere la mia colla a caldo. Riempiamo di colla il piedino di Barbie. Una volta asciutte vado a colorare anche queste ballerine di qua, che magari non saranno proprio un tacco 12, ma sono pur sempre scarpe, quindi Barbie non lamentarti. Ed ecco che avremmo ottenuto una perfetta ladybug in abito da sera. Vi faccio rivedere la nostra ladybug super elegante con le sue scarpine, guardatela che bella. Bentornati orsetti, vi faccio rivedere la nostra creazione finita, tada! Guardatela che bella la nostra ladybug con queste
questo abitino da sera. Ma non è tutto, perché all'occorrenza possiamo togliere l'abito da sera e trasformarla in una ladybug nuotatrice, che avrà un bellissimo costumino intero da bagno. È pronta per venirsi a fare un tuffo con voi. L'hashtag di oggi è trasformazione Barbie. Fatemi sapere se volete vedere altre trasformazioni e se sì, di che personaggi vorreste vedere la versione in Barbie. Magari potrei fare anche una mia versione in Barbie, sarebbe davvero divertentissimo. Voi che dite? Ragazzi, davvero mi sono divertita tantissimo a diventare parrucchiera, stilista e calzolaia Barbie. Ma dove la trovi una così? Che ne pensi di questo nuovo look? Beh, effettivamente mi dona moltissimo. Grazie Sonia. Ma non c'è di che. Va bene, dovrei smetterla di fare queste cose imbarazzanti, tipo parlare con le Barbie. Per questo video di oggi vorrei salutare la classe 4 C che sono andata a trovare, Anna Palermo e la piccola Giulia. Ciao orsettine belle, io e Ladybug Barbie vi adoriamo. Mi raccomando, se riproducete questa bellezza di qua o qualsiasi altro personaggio in versione Barbie, taggatemi su Instagram, così che anche io potrò vedere le vostre bellissime creazioni. Ma per questo video super pazzo di oggi è tutto, noi vi salutiamo e ci rivediamo alla prossima creatività.